È collegata con noi via Skype il sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini, alla quale naturalmente dico grazie per aver accettato il Grazie, nostro invito. sì. Da Con dicembre lei scorso. affrontiamo innanzitutto Bellissima. il tema, diciamo così, politico legato all'immigrazione, tema che naturalmente poi estenderemo anche ai nostri ospiti in studio. Innanzitutto le chiedo come oggi la situazione lì a Lampedusa, che per lunghi mesi è stata nel senso fisico la porta d'Europa. Oggi la situazione è molto tranquilla. Da quando è stato attivato Mare Nostrum, l'operazione umanitaria di soccorso in mare, Lampedusa è stata molto salvaguardata. Del resto, ricordo a tutti che Mare Nostrum ha salvato 160.000 persone. Se fossero passate tutte da Lampedusa, sarebbero per noi, non avremmo potuto dare un'isola così piccola un'accoglienza minimamente dignitosa, con un centro che peraltro ha avuto finora solo 250 posti letto. Il problema ora sarà il dopo Mare Nostrum. Ecco, Io mi auguro questo è il che. tema, Nicolini, di cui discutiamo adesso, perché Mare Nostrum più Frontex Plus ha dato vita ad un nuovo programma che si chiama Triton. Ecco, io le chiedo subito, la convince perché su questo c'è molta discussione o lei ha paura che in qualche modo Lampedusa possa tornare indietro nel tempo? Ma guardi, non è Lampedusa che tornerebbe indietro nel tempo, tornerebbe indietro l'Italia, l'Europa. Con Mare Nostrum, che chiaramente è stata un'operazione emergenziale nata dopo il naufragio del 3 ottobre, ricordo a tutti che Mare Nostrum non è la soluzione al problema, la soluzione al problema deve essere molto più radicale. Però è sicuramente la risposta umanitaria che una tragedia come quella in atto nel Mediterraneo deve essere attivata. Triton è qualcosa che non è che non convince me, è qualcosa di diverso. Ci sono ancora molti punti da chiarire, per esempio la distanza a cui, in cui si manterranno, i mezzi.